or maybe even season 5 of these series, make sure we're able to get it off of, like, no, even if we're not able to maximize results here, surely one we're going to have to keep an eye out for here is Lucas. He seemed so strong throughout qualifying, and he's keeping it right up there at the moment with Barry and Thomas, showing that, yeah, he might be, you know, going out there, rocking the GB4, and setting the world alight in real racing, but he's still not lost his touch here. No, he certainly has not, as we head our way down to Turn 1 once again here, and we can see Ron Hart on the rear of Blakely, but Blakely's here looking to close in and making a move ahead of Barry Burman as we head our way down to Turn 1. And the key thing about this race is winning is so important. In most races, you finish second, it doesn't matter. But there's an 8-point gap between P1 and P2 of what you can score. 38 to 30. Yeah, thoughts on the engineer of the Angel. So Barry would put in the race, he's looking a little bit more comfortable now, just to sit on the back of Thomas Ronhardt and try and close in and make this race a little bit more of his own, and as well the two race coaches as well, see P5 and P6 as we head our way down to Turn 9 and 10 once again at the moment. Josh, do you have an idea of who's winning the championship here? Because I can't count. Ferrari. I still believe it'd be Ferrari, because I've got a little bit more points helping. I do believe that Barry wins this race. They should theoretically be leading this. He cut the Johnny Hodu Brazil. That being said, I'm sure our man on the desk behind the scenes, the big CEO, Big C, is going to be doing some mental maths, acrobatics, let's say, try and figure out what each team needs where. But from my quick mental maths, I do believe Ferrari will be taking home the title at the moment. But then it would be very close between RB and Race Clutch, I believe, depending if Tom Manley's able to get back up to where he originally was in towards that top three. As we do see, Barry Burman looks to lead again away from Lucas Blakely, Thomas Ronhardt as well, looking to get involved. He goes to the outside of Blakely into Turn 1, looking to make that move for second place in the RHG, but Lucas will defend it as they head their way through. And we'll see as they head side by side down to Turn 4, another few battles as well, further behind all four the bottom positions, as we do see Ron Hart get up into second. A brilliant move there from the RHG. Further back as well, Ishmael Fassi here on the back of John Evans. And this is not going good for Ferrari, especially for John Evans here in that P11 position, possibly dropping to P... Schoff e Luca Libe sono il mio stesso team. Porca dio. No, non corre, andrai fast, Luca ripassa. Ma per fortuna, guarda. Quello olandese è cucinato, porca dio. Luca passa. Quell'altro deve ancora entrare, Dio Madonna. Come gli anni scorsi, entra sempre. Sto aspettando la pizza. Arrivo sereni. Stiamo.
Che è successo? L'hanno tolto? Non si doveva startare, mi sa. Quindi in tre avremo lo stesso setup, comprendo. Io metto tutte soft perché qua è facile prendere il taglio, non voglio rischiarlo. Non la vorrei rischiare. Tanto Q1, Q2, Q3, quindi ora mi cambio anche i pantaloni. No, no, non c'ha senso. Io vorrei azzeccare il giro subito. Ma poi. Ma no, ma non per quel fatto. Dopo c'è traffico. O esco tra 1 minuto e mezzo, abbandonato. No. Chia nell'area in CSS primo. Primo, Gabriele sesto. C'è medesimo, siamo. Puoi cambiare l'ala davanti in Garros? Sì, sì. E nelle sospensioni l'altezza non la puoi cambiare, vero no? Sospensioni posteriori, boh. Altezza 150. Ex compagno di squadra Alex va in pista, top. Chi è da pad in sta pista anche esco, ma avrà delle difficoltà un po' così. Perché Brando ieri non riusciva a girare. Non so neanche se è accorto stasera. Qua dentro Frankis. Se. Cosa? No, no, Matteo è da volante.
Ma Sergioli manca stasera? Pista vuota, attenzione, manca. Pista vuota. Negroli. Metto 4.5, scendo pure io. Siamo tutti pronti? Ok, si parte. Non so che sei rilanciato. No, no. Sono andato stralungo in una curva. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri.
Grande rilancio. Che cazzo fa Kev? Porco Dio, porco Dio! Ma che coglione! Dio cane, ma che cazzo fa? Guarda, impeding, porco Dio! Che fastidio. Cioè mica che coglione, che te lo giuro, guarda. Mi ho messo più benzina per un motivo, minchia. No. Se ha fatto quell'altro, zio, che non ho mangiato 3 decimi nell'ultima curva. Non so se sono salvo. Finora il nostro miglior giro è 1 minuto 27,8. km/h. Auto pronta a partire, liberate il garage.
Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Trenta secondi per terminare la sessione.
Ancora sì, gruppo anche Mike Horius, vediamo sul filo invece c'è il casa con la sua alpine, quindicesima esposizione che genera dovrebbe essere Pride Box, deve uscire al più presto. 27-3. Ho 2 decimi di ritardo. 2 decimi e mezzo. Motore, siamo pronti.
C'è gomma usata, Phil? Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Da 9-10%, quella che ho fatto due push prima, però ne hanno annullato. Nel giro? A tutto lo staff, auto pronta a uscire. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Mi lancio. No. Thank you.
anche l'altra asse, dentro il freno, millesimi dalla prima casella di Revanzo. Cadura è subente. Sì. Alex Amura. Ma quell'altro è a cena fuori o in parte? Appunto. Ah, che caschino, tra un po' vengo in parte. Oddio. Mi ha pure scritto Phil salve, grazie al cazzo. Godo, ma i coli su merda, guarda, l'anno scorso mi ha flammato così tanto che ho portato Angelo in questo campionato, porco Dio, guarda, mi ci faccio una sega, guarda, mi ci faccio una sega. Herpec palese con gomma usata, non è possibile, ho fatto un tempo così di merda. Segnale che sto particolare ricevere sia dal
Vediamo Brando cosa sta facendo. Ma Brando è primo e mancano 3 giri. Ma che cazzo sto vedendo? Ma Brando fino a ieri prendeva penalità ogni curva. Virtual. Avranno cucinato con Alessandro oggi. No, war. Ora tipo, io stasera dovevo correre in T2, però l'ho balzata per drive fast, ma balzavo anche sta gara. Luca Ripasca è partito tipo 17esimo. Ma Mattia c'è? Sì. Dicevo, Phil, Luca Ripasso è partito 18esimo e secondo. Ah va, ma un cannibale quello, porco dio, si butta ovunque. Un cannibale. Ci ho pure parlato, olandese. Sto olandese. Dio, madonna. No, no, è olandese. E lui usa tutte le soft, con culanta c'ha un compound di 3 giri e poi muore la gomma, quindi. Rimani in attesa. Se Brando vince con il pad, no, come si. Napoli invita in parte a sto punto. Non invita. Invita dopo. No, se no. No, niente. Tra un po' mi lancio. Ha preso Luca. Tra un po' mi lancio, eh? Un po' di secondo, secondo me sono potrei.
Ho fatto meglio del tempo di ieri in War. Sarebbe stato a polla ieri con Stefano. Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. L'ha battuto. 7-0 fatto. Ah, ho cannato il primo. Sì, ho cannato il primo. Il nostro miglior giro finora è 1:27,1. Ma Erpe che così dietro. Perché c'ha 4-5 titoli in sto campionato, che cazzo è questo? Boh, ma manco io ho fatto bene in TT, cioè. Però, cioè, mi è strano. Vabbè, ma Frankis lo potrei capire da pad, sta pista, da pad è un po' una merda. Siamo dopo il setup cambia. Cambia molto il setup della TT, qualifico, perché la TT, se tu noti, sono tutti carichi, io sono scarico qua. No, in TT dovresti andare più carico, perché tanto lo puoi estremizzare. Se riesco a strappare la pole, godo tantissimo. No. Esco ai tre. No, ma riuscirei comunque, no, c'è, cillo. Ricorda che il segreto per gestire la vettura è tutto nel trasferimento del peso. Quando freni, il baricentro si sposta in avanti. Quando accendi, indietro.
Quando curvi va verso l'esterno, spero per non aver più troppo carico su ogni gomma equivale a maggiore aderenza. Vacci piano con i comandi per distribuire il peso in maniera fluida. A tutto lo staff, auto pronta a uscire. Cioè, associo un auto lento per non aver traffico. Non c'è. Ho tagliato il giro, che palle. Un minuto alla fine. Palle. Tagliato. Vabbè, conservo la gomma per la gara. Secondi al termine della sessione. Adesso scendo, scendo adesso di posizione. Porco Dio. Godo indietro il Mercedes, ma quanto godo. Andre? Eh? Ciao. Ciao. Ah, oh, tagliato. Terzo e settimo, sì. Ma ho tagliato io il giro, l'ultimo. Ma avevo fatto un buon primo set, cioè, prima curva, poi ho cannato la terza per provare il limite, però... No, poi non ho acceso oggi, cioè non ho provato oggi, perché ho dormito fino alle 7 e poi ho fatto altro. No, quello no. Mi masturberò quando riguardo la Q1 davanti a R. Matteo di 2 decimi. Vabbè, ma R perché ormai è anziano su sto gioco. Cosa devo farci?
Cioè, ha mollato, sì, mezzo nome sto gioco, quindi. Se c'era sul 23 dava un cazzone enorme, però quest'anno no. Spero in un, cioè, spero in primi giri decenti, non devo prendere track limits, sennò sono nella merda.